l'approccio italiano è un approccio che viene visto con estremo interesse dal continente africano. Questa presenza oggi lo ha dimostrato. Un ponte per una crescita comune, il titolo che racconta perfettamente lo spirito del vertice aperto ufficialmente al Quirinale, la scelta del Senato della Repubblica come location, ancora un messaggio di cooperazione, come la presenza al completo dei vertici dell'Unione Europea e del Vice Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il nostro futuro dipende inevitabilmente anche dal futuro del continente africano. L'incontro con capi di Stato e di governo africani colloca l'Italia ponte tra Africa ed Europa, con destini e interessi allineati. I lavori divisi in 5 sessioni tematiche, i 5 pilastri che ricalcano le iniziative del Piano Mattei, che si integra perfettamente con i piani europei. Istruzione e formazione, salute, agricoltura, acqua ed energia. La Premier raccoglie il consiglio alla pragmaticità e snocciola i primi 9 progetti pilota che partiranno a breve e che intende seguire personalmente: Kenya, Tunisia, Congo, Costa d'Avorio, Marocco, Mozambico, Etiopia, Egitto, Algeria. Non una scatola vuota dunque, ma un cronoprogramma da seguire partendo dai consigli ascoltati. A febbraio la prima cabina di regia che istituisce la governance del piano, poi al via le missioni. L'Italia metterà sul piatto 5,5 miliardi tra crediti e fondi. Sono pochi, lo dice subito la Premier, ma aumenteranno. L'Africa che vediamo noi è soprattutto un continente che può e deve stupire. Una nuova filosofia né predatoria né caritatevole. Tutto il sistema Italia dovrà essere funzionale alla realizzazione del Piano Mattei. In questo modo l'immigrazione non si combatterà soltanto con la guerra agli scafisti, ma con una valida alternativa.